Scegliere una parola è più facile da chiedere che a chiunque altro tranne che a se stessi, perché poi una parola è difficile. Stavo pensando che forse per competenza dovrei scegliere televisione o forse, non so, la cosa più sorprendente che mi è capitata nella vita, quindi quella di essere padre. Però credo che istintivamente la parola che sceglierei invece è un numero, è 2000. Perché 2000, ci ho pensato abbastanza, è probabilmente l'anno più atteso di tutta la mia vita. Io sono nato a metà degli anni 60 e ho calcolato per molti anni, durante l'adolescenza, quanti anni avrei avuto nel 2000 come dire, meta quasi irraggiungibile, come tempo lontanissimo che mai sarebbe arrivato, perché gli anni dell'adolescenza poi scorrono molto lenti. E anche perché poi la televisione in quegli anni mostrava della fantascienza che addirittura aveva per titolo Spazio 1999, cioè il confine estremo era prima del 2000. E il 2000 era l'appuntamento con tutto quello che la speranza positivista della scienza aveva in qualche modo preparato. Era la data nella quale si sarebbero concretizzati tutti i sogni e tutto sarebbe diventato possibile, un mondo unico, unificato, senza più guerre, senza più problemi, dove l'unica vera esplorazione possibile era quella dello spazio, dei pianeti. Per cui mi ricordo benissimo che da bambino, appunto intriso di fantascienza, come tutti i bambini di quegli anni, cioè che avevano assistito all'allunaggio del 69, eccetera, e i genitori ti dicevano quando tu sarai grande, le automobili voleranno e andrete tutti a lavorare magari sulla Luna per tornare poi a casa a pranzo. E quindi io per anni ho immaginato che la mia auto, per esempio, dovesse essere assolutamente così. Poi è capitato che ho avuto nel 1983 la mia prima automobile ed era una Fiat 124 costruita nel 1968. E allora quella volta lì ho capito che il 2000 era molto molto lontano.